ribadiamo il principio dell'uguaglianza e il principio della gerarchia sociale. Il colmo del razzismo, abolendo la differenza. Questa è la mitologia dell'androgeno, sex ratio, la formula dell'uguaglianza. Eppure, addirittura Platone, nella lettera settima, aveva notato che sul Mate non ci sarà mai uno scritto. Di nessuno, tantomeno di Dioniso, del Matema non c'è mai l'uguale. Esso non può in nessun modo comunicarsi, ma come fiamma si accende da fuoco che balza. Il Matema. La libertà dell'uno, del filius, sta nell'uguaglianza a se stesso? A uno è uguale a uno? Il suicidio accentua il paradosso dell'uno menzognero. La legge è uguale per tutti? Non tutti sono uguali per la legge. Antonio Gramsci scrive: il potere operaio è la fondazione di una nuova gerarchia delle classi sociali. E chi è? Chi è il più uguale di tutti? Il più uguale di tutti gli uguali. Di tutti coloro che sono più o meno uguali. Più e meno uguali. Il segno uguale. Sta al posto della funzione vuota. Della funzione di altro. L'uguaglianza è il colmo dell'atto mancato. Numerus. La logica diadica, la logica triadica. È già il teorema. Numerus, ovvero non c'è più uguale. La particolarità, l'idioma. Essenza uguale. Il principio di equità non può essere subordinato al principio di unità. Il principio per cui la diversificazione, la differenziazione abitano nell'impero dell'uguale. Il segno uguale non rappresenta il numero.
non è il segno della salute dello Stato. E ancora dunque anomalia, l'equivoco, la menzogna, il malinteso. Equitas. L'equo. La contraddizione. Il rilievo e il rigetto. E allora il nulla, ciò di cui si tratta, il nulla, lo stagliamento della parola sul suo principio, il nulla. Le virtù del principio sono virtù di ciascun elemento. Il nulla. Perciò negativo positivo come ossimoro. Il nulla. Perciò il non. N-O-N. La funzione di zero, la funzione di uno, la funzione di altro. Qui il tempo nell'intervallo. Contro l'intervallo, contro il tempo, contro l'anomalia che trae con sé il malinteso e la differenza, dunque il principio di uguaglianza come principio di universalità grammaticale, come principio di creazione del popolo. Questa è l'idealità, l'uguale, il maggiore, il minore. L'idealità. Qui l'idea di origine. Ciò che è uguale è rispetto all'idea di origine, rispetto al fantasma di padronanza. L'uguale, perciò, il cerchio, la linea, la renovatio, il ritorno, la liberazione. La linea doppia, le parallele, il segno uguale. Le parallele, la linea doppia, la simmetria include totalmente la simmetria cancellandola e si fa vuota. Così l'isoerotismo, così l'omoerotismo. La diversità infanticida e giova all'universo. Il pluralismo per servire il monismo insegue l'uguale. Ancora. Il principio dell'uguaglianza è il principio della prigione. Dal meno uguale al più uguale,
Il viaggio. Si grammaticalizza e si rappresenta verso l'essere, verso il ritorno. Chi può negare che l'uguaglianza sia un ideale? Che rientri nell'ideale dell'unità, dell'unità. Uguale habitus. Equa l'impresa, equa l'onda, o uguale, è la nuvola, è il vento, è la goccia, è il granello. Equa distribuzione, o uguale. Libertà e uguaglianza, libertà e fraternità, uguale per ciascuno, uguale per ognuno. La legge. Equa l'opera o uguale? È la fiaba? È il film? L'uguale senza il segno. Ognuno è uguale. La fraternità è morale, così quella di Caino. Il fratricidio fa riverso all'infanticidio. La psicogrammatica insegue l'equivalente universale. E abbiamo discusso dell'equivalente generale dei valori di scambio e anche di quella che Freud chiama la rappresentanza della rappresentazione. L'equivalenza materiale, altro nome ancora della equità, a proposito della l'equità nella sua struttura e quindi della sintassi, equivalenza materiale. La lacuna come proprietà della struttura e quindi dell'anomalia propria dell'equivoco, della menzogna, del malinteso, esclude l'equivalenza tanto formale, così vantata dalla linguistica strutturale, quanto sostanziale, che era sottesa dalla stessa linguistica strutturale. L'ideale equilibrio universale è quello della cosmopolitica. Equare, rendere uguale. L'equità. La giustizia del caso concreto. La giustizia del caso concreto. Ma il caso non è concreto.
e la giustizia del caso non è il caso secondo giustizia. L'equità non serve la statistica. Equity, il capitale netto, il capitale di rischio. E altri cerca appunto, e taluni cercano l'equilibrio economico, alcuni cercano l'equilibrio economico, altri l'equilibrio finanziario. Nel paradiso Dante, l'affetto è il senno, come la prima equalità va parse, d'un peso per ciascun di voi si fenno, però che il sol che vallumò e arse, col caldo e con la luce, e sì uguali che tutte similianze sono scarse. Quando Dante enuncia qualcosa di Dio, deve avvalersi dell'ontologia. Ma solo nel viaggio, nella narrazione, si accorge dell'idea, appunto, dell'assoluto, o dell'idea del sembiante. Equità. Qua la spada, qua la bilancia. Una dea. Oppure due spade. Oh, le due spade. Allora, nessun quadrato logico. L'equilibrio. La bilancia. Dove la proporzione non economizza l'improporzione. La bilancia con la sua ombra, quindi con l'inconciliabile. Da questa bilancia procede lo stesso bilancio, quindi dalla diagrammatica alla programmatica. L'enciclopedia, l'illuminismo, appunto, assume la giustizia distributiva e quindi stabilisce che tutto questo avviene sotto l'ideale, sotto l'idea di bene comune. E questo l'interesse, questo è l'amore, questo che prova l'amore l'amore del principe per il suo popolo.
E questa è così l'equità, presa in questo senso particolare, è una volontà del principe disposta attraverso le regole della prudenza a correggere ciò che si trova in una legge del suo Stato o in un giudizio civile della magistratura stabilita dai suoi ordini, quando le cose sono state regolate altrimenti che la vista del bene comune non richiederebbe. Quindi, insomma, è questo. È questo che ispira il principe. È la sua volontà coincide, la sua volontà di bene ispira l'amore del popolo. È dalla legge naturale che trae tutta la sua autorità, un giudizio favorevole, che si dove è così che è dunque un giudizio favorevole, ou l'on prononce non alla rigueur, ma avec un adoucissement équitable. Quindi c'è sempre l'umanità, il caso concreto. La stessa enciclopedia si rivolge contro gli equivoci, contro l'equivoco proprio rispetto alla lingua, e quindi dice gli equivoci sono espressioni louche, no? Louche, cosa sono louche? Sporche, louche, sì, sporche, quindi impure, che rendono il discorso realmente oscuro, quindi, e imbarazzano lo spirito del lettore per scoprirne il vero senso. Non bisogna imbarazzare la mente del lettore. Le lingue che richiedono chiarezza, e la lingua francese in particolare, quindi queste sono le lingue richiedono chiarezza, e la lingua francese in particolare, sono nemiche di ogni ambiguità di costruzione. La lingua francese è nemica degli equivoci, delle ambiguità, delle costruzioni. Così, insomma, colui che adopera l'equivoco, per cui ci sarebbe doppio senso, un senso naturale, l'uno naturale, e l'altro invece détourné. E per cui chi adopera l'equivoco è, che cos'è? È menteur, o malhonnête homme, è bugiardo e disonesto. Ecco, chi incorre nell'equivoco è bugiardo e disonesto. Cioè l'illuminismo è molto preciso. Senza equivoci, a scanso di equivoci, quindi niente anomalie,
niente equivoci, niente malintesi. Dire che praticamente con riserva potremmo dire qualche volta, ma non sappiamo davvero quando, forse mai, che qualche equivoco possa essere innocente. È sempre intenzionale, voluto. È la volontà di bene che ha subito qualche distorsione. L'equità non può essere sottoposta alla cosmopolitica e all'armonia sociale. Quindi non può essere quindi quell'idealità da cui dipende la rovina della Repubblica. E anche della città, dell'impresa. L'equità anzitutto dunque contraddizione, l'inconciliabile, il due, l'apertura, e il suo modo, quindi l'ironia. L'ironia. Se l'ironia è chiusa, l'interrogazione è chiusa, allora l'equità si sottopone all'ontologia. Se l'interrogazione è aperta, l'equità non può sottoporsi all'ontologia. E quindi è ben altra politica quella che procede dall'equità. Dall'equità, quindi, proprietà, come proprietà della logica diadica. E poi è proprietà anche della sintassi. E lo sbaglio è strutturale. La contraddizione non è errore morale né politico. Quindi la contraddizione è propria di ciò che incomincia, che cresce, che aumenta, che ha il suo slancio e quindi che con cui diciamo tra virgolette parte, per dire la cosa in modo secondo la fiaba, parte, si inaugura. Ecco, si inaugura il viaggio. Quindi la contraddizione, l'equità è propria del due, dell'ironia, ed è propria del bello della sintassi. La società ha ogni vantaggio da trarre dall'equità. Ma non può sottoporsi all'equazione. Non può assumere l'equità come principio ontologico e quindi inseguire la mortificazione, la pianificazione. La questione è aperta, dunque, ed è questa, che la superficie è equa e non piana. Quindi nessuna pianificazione.
nessun piano orizzontale senza ineguaglianze, nessuna linea. Quindi l'equità è la proprietà del 2 ed è la proprietà del viaggio in quanto non circolare, del viaggio nel suo, nella sua inaugurazione. Scrive Machiavelli, in uno dei capitoli del Principe, a proposito dei consigli, però si conclude che buoni consigli, da qualunque venghino, conviene naschino dalla prudenza del Principe. E non la prudenza del principe dai buoni consigli. Questa è la conclusione del capitolo, ma il capitolo è di grandissimo interesse. C'è un altro capitolo dove Machiavelli parla di Agatocle che riesce a impadronirsi di Siracusa e a diventare tiranno, o re, appunto, tiranno. E quindi prima viene acclamato come pretore, ma una volta acclamato come pretore si impadronisce militarmente con la forza della città. Allora, se Machiavelli fosse d'accordo col principio il fine giustifica i mezzi, dovrebbe essere d'accordo con Agatocle di Siracusa, e non è così. Quindi sempre nel principe, nel principe. Non si può dunque attribuire alla fortuna o alla virtù quello che senza l'una e l'altra fu da lui conseguito. Dice, noi possiamo dire sì, lui ha raggiunto il potere, ma non la gloria. Ma non la gloria. Per la gloria occorreva la virtù. E Agatocle, il tiranno di Siracusa, era sprovvisto di virtù. Allora ribadiamo che qui c'è questo libro straordinario, è quello che si dice internazionalmente l'evento, un libro evento dell'anno per l'editoria italiana e europea, è l'evento dell'anno, la pubblicazione di un libro dopo 500 anni, la censura attuata dalla Serenissima, dalla Repubblica Serenissima è stata rispettata
da tutti i governi, da tutti gli editori per 500 anni in tutto il pianeta, e noi abbiamo violato questo rispetto e abbiamo pubblicato il libro, e quindi questo è davvero una, come si dice, l'evento, no? Un avvenimento importante, è un libro davvero importante. Volgari proverbi non significa proverbi volgari, significa che è un libro in italiano, come appunto Pietro Bembo dice le prose della volgare lingua, cioè le prose in lingua italiana. Quindi è un libro scritto in italiano, libro della origine dei volgari proverbi, Aloise Cinzio degli Fabrizi. Abbiamo aggiunto le rime di Pietro Aretino e le illustrazioni di un artista importante, si chiama Giulio Romano. Quindi è un libro che può essere letto davvero con profitto. Volevo dire che non so perché, e chi, insomma, non so se siano stati buoni o cattivi consiglieri, fatto sta che, e non so se io sia stato sorretto dalla prudenza, comunque, o no, insomma, il prezzo è davvero un prezzo politico, 35 euro, è un libro di 750 pagine a doppia colonna, a doppia colonna sarebbero 1500 pagine, diventate 750, e quindi a 35 euro, e con questa edizione, con una carta specialissima, cioè il prezzo effettivo sarebbe 200, quindi 35 euro. E nello stesso tempo è uscito anche questo libro, La creazione del mondo. Jean d'Ormesson viene considerato internazionalmente il più grande scrittore francese oggi, e questo è il suo ultimo romanzo, La creazione del mondo, nato a Parigi nel 25, quindi 82 anni. Queste sono le novità. Due libri importanti per la casa editrice. Fabiola, se vuole aiutare a vendere eventualmente. Vediamo se è talire, eh.